Iniziamo la quarta settimana del tempo ordinario con una parola che è molto forte, ma anche molto conosciuta. Ed essendo molto conosciuta, abbiamo già immediatamente il rischio di credere che già è tutta finita o l'abbiamo capito totalmente. Io ti invito veramente ad aprire il cuore perché possa essere accolta come qualcosa di nuovo, perché giustamente questo oggi è unico e la parola tiene un'efficacia grandissima per entrare nel tempo, ma nel momento in cui il Signore ha proclamato tutto questo dobbiamo guardare un po' la geografia e il momento. Il Signore poco prima aveva scelto i 12 apostoli, veramente nessuno ha capito un granché, però seguivano questo personaggio, questo che stava diventando un profeta che parlava o si muoveva nella società di una forma diversa. Dopo lo diranno anche loro, come non abbiamo visto mai una cosa del genere. E già iniziano la gente a seguirlo e il Signore utilizza anche la geografia come se fosse un anfiteatro, no? Un po' più camminando verso il nord di Cafarnao, tra Cafarnao e Betsaida, sul fianco nord-ovest del lago di Galilea, c'è una spianata molto bella e là il Signore dice, giustamente, vedendo la folla, Gesù salì sul monte e si pose a sedere. E ci sono alcuni che rimanevano sotto e la gente andava su. In questo caso il Signore fa al contrario, no? Sale sulla montagna e da sopra insegna. E questo già tiene un significato molto profondo, perché tutte le persone, i personaggi biblici che hanno avuto l'occasione di trovare, di parlare con il Yahweh, lo hanno fatto sulla montagna. Ecco perché anche c'è questo senso, anche noi preghiamo e quando a volte alziamo la testa pensando che Dio sta su e non giù. È un fatto anche psicologico nostro. Dio sta in tutte parti, non vuol dire che se uno non alza la testa Dio non l'ascolta, no? Però c'è quest'idea di che salendo sulla montagna non solo uno si isola, lascia tutto. Che vuol dire? Lascia tutte le preoccupazioni, lascia tutti gli affetti, tutto quello che le può togliere l'attenzione per andare a un posto dove c'è una certa solitudine, all'ascolto, già non del rumore della città, di tutte le cose, sino all'ascolto lì nel silenzio. Chi è salito su una montagna sa che cosa, sto parlando di una cosa fantastica, no? E lì il Signore, già come maestro di preghiera, già ci sta dando un primo spuntino, no? Prima di fare ogni cosa, isolarsi di tutto quello che ti possa togliere l'attenzione. Andiamo avanti. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi seguaci, no? Già questi apostoli che, ripeto, non sapevano tanto che cosa facevano, però stavano con il maestro. Qualcuno ha capito anche che era una specie di guarda del corpo, no? Così che se venivano a togliere, a strapparlo le vesti, loro difendevano. Ma in verità era il senso di stare ai piedi del Maestro. E di là inizia, giustamente con questo quinto capitolo, Matteo, il sermone della montagna, che oggi viene soltanto la parte chiamata delle beatitudini, ma continuerà, una specie di identikit del cristiano. Adesso farò una lettura veloce
è una piccola applicazione, così ognuno può vedersi come in uno specchio, no? Perché voi vi siete accorti che quando uno sta nella strada dello spirito, inizia a paragonarsi con quello che legge, no? E come siamo buoni e siamo bravi, tutti noi che stiamo qui, quando sentiamo una cosa bella, che cosa diciamo? Questo è per me. Ma quando viene una cosa cattiva, qualche annuncio un po' più forte, quasi quasi come uno che legge più veloce, così passa alla parte più dolce, più buona. Questa è la nostra natura. Nasconderci dalla nostra realtà, dalla nostra debolezza. Ecco perché dice: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Certo, uno va immediatamente al fatto materiale, ma il Signore lo dice molto chiaro, in spirito. Ma che cosa sarà questo in spirito? Questo che è handicappato, questo che ha un limite, che non è tanto intelligente, che, non lo so, ha le qualità così poche che sembra un inutile, sarà questo marginato dalla società. E che il Signore dice: beh, tu sei beato perché sei lì una specie di barbone spirituale. E sapete che no? Sapete che no? Nella vita dei santi, un San Giovanni della Croce dice una cosa che per molti, e può darsi che qualcuno qui presente, dopo che la dica, diventerà uno scandalo. San Giovanni della Croce dice: muoio perché non muoio. Mamma mia! Cioè, voglio morire, ma non l'essere ancora vivo mi porta alla sofferenza come se fosse del morire. Ci stiamo capendo? Chi lo pensa qui in questa assemblea? Chi sta ascoltando questo? Per chiarirlo meglio, l'innamorato che gli batte il cuore, mi sento morire perché vado a trovarmi con l'innamorata. E piove, cade la neve, tutto quanto. E muoio perché? Perché non posso andare oggi, devo andare domani. E c'è quella sofferenza. Quell'incontro con l'amato provoca un certo dolore, o no? Tutti noi abbiamo sperimentato questo. Ecco perché San Giovanni della Croce dice: quanto vorrei già trovarmi nella vita eterna, incontrarmi con l'amato, ma ancora sono vivo. Quella è un limite, è quello a cui si riferisce nella povertà, di quello che ha cominciato la strada del Signore, ma si accorge che ancora è un debole, che ancora le manca materia, che le manca maturità spirituale, e soffre questa mancanza. Che bello, no? Quante volte tu ti metti a pregare e dici: ma come vorrai rimanere un po' più? O al contrario, sono secco, non riesco a pregare, non riesco a sopportare questo prete. Mi piacciono gli altri, sono più veloci o più superficiali. Ecco la povertà nello spirito. Però questo povero nello spirito tiene una caratteristica molto bella. Lui sa che già non appartiene a questa vita, se no che si trova, ha la certezza che la sua vita appartiene alla vita eterna. Ecco perché diventa beato. Non perché Dio lo faccia beato, è perché lo spirito che già è in lui, è in te, ti fa beato. Quando la preghiera per te
è un peso. Quando andare a messa è un peso. Quando, non lo so, la riconciliazione è un peso, si fa così veloce, è perché ancora nemmeno sei povero di spirito. Nemmeno. E continua dicendo, beati quelli che sono nel pianto, anche se un'altra traduzione più precisa parla della sofferenza, perché noi il pianto non solo lo facciamo per la sofferenza, ma anche a volte del pianto e alcune volte stupidi, no? Noi non sappiamo perché piangiamo e stiamo piangendo. Come un bambino che si perde, no? Si perde, mettiamolo in un aeroporto, va in giro e piange, sta cercando i suoi genitori e quando li trova continua a piangere. Alcune mamme, voi avete sperimentato questo, e dove tu cerchi di calmarlo, ma il bambino, il tuo figlio, quel nipotino, non sta piangendo più perché era perso, se non la sua tristezza, la sua sofferenza si è trasformata in una gioia così grande che piange. È bellissimo. E il cristiano sperimenta questo, il potere piangere anche nella sofferenza, e diventa beato. Certo che, come l'ho detto prima, qua facciamo il rischio di uno di vedere, bene, vediamo in che castello mi metto io. E non è così. Sciogliti nella parola. Lascia che il Signore è Lui quello che sta qua parlando di te. Sta parlando del cristiano, perciò ho detto prima, è l'identikit, le caratteristiche del cristiano. Beati miti, questa ci fa un po', perché avranno in eredità la terra, ma non la terra fisica, se no la terra eterna, la vita eterna. E noi sappiamo che questi miti non sono i poveri, se no è quello che è capace di mettersi nel progetto di Dio. Non quello che dice, Dio mi ha mandato un cancro, Dio mi ha ucciso un figlio, Dio mi ha tolto quello. No, è quello che sperimenta che nella giornata Dio è presente in ogni momento e li invita ad aderire a questo progetto. Che cos'è? Si faccia in me la tua volontà, le dice la Madonna, maestra di vita interiore, maestra in tutto questo. Però nella nostra debolezza noi le facciamo l'elenco delle cose che Dio deve fare per noi, no? Alla fine chi deve fare la nostra volontà è Dio e tutti quelli che sono attorno a noi, marito, moglie, figlio, anche il cane e il gatto devono obbedirci, se no è... Ma non è questa la beatitudine. La beatitudine è poter entrare nel progetto che il Signore ci possa donare. Beati quelli che hanno fame, sete della giustizia, perché saranno saziati. E qua, un'altra volta, abbiamo il rischio di pensare che la giustizia è quella del mondo e noi ci siamo accorti che la giustizia del mondo non vale per niente. A quale giustizia si riferisce questa beatitudine? Quella. E quello è giusto? Assemblea, secondo te, che una persona sia uccisa innocentemente è giusto? Non sono tutti sicuri, Non è giusto. Ecco perché dico, la giustizia degli uomini non è quella di Dio, ma molte volte noi cerchiamo di mettere questa giustizia degli uomini. Quello mi ha offeso, quello deve venire a me a chiedere perdono. Ma il Signore ci ha mostrato che la strada è tutto il contrario. Quello ti ha fatto del male, siamo noi, quelli invitati nell'amore a riconciliarci con Lui. Sapete perché? Perché dentro di noi c'è la ferita. Quando ci torcano
ci toccano l'orgoglio e l'amore interiore, uno scatta. E quando toccano una cosa che per noi è importante, un figlio, qualcuno ha parlato, ha fatto qualcosa contro una cosa, una persona che tu ami, a volte di quella persona tranquilla, tranquilla, esce una bestia selvatica. Ecco perché la nostra missione, entrando nella parola, sperimenterai tutto questo, la capacità dell'amore al nemico. Continua: beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Giustamente, avere viscere, avere le viscere di misericordia vuol dire che entrare a condividere nella sofferenza con l'altro, i puri di cuore, operatori di pace, tutte cose fantastiche. Però quando va alla fine, già sembrerebbe che la musica inizi a cambiare, perché dice: beati perseguitati per la giustizia. Ah, che cosa sarà questo? Un ladro è un beato perché lo perseguita la giustizia. E no, qual è la giustizia? Questa: l'amore al nemico, il perdono di quelli che ti hanno fatto del male e vieni perseguitato. Da chi? Molte volte dalla propria famiglia, quelli che sono accanto a te. E ti dicono: no, tu stai sbagliando, dovresti fare così, come fai cos'è? E l'ultima: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegrate, esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Credo che questa fine del Vangelo è la luce per capire tutte le beatitudini. Se prima tu pensavi di essere già dentro di una di queste beatitudini, dopo la proclamazione di lasciarti uccidere, del lasciare che gli altri parlano male di te e di gioire perché parlano di te, perché sei cristiano, perché ti comporti da cristiano, stai iniziando il cammino della vita cristiana. Non sei santo, né molto meno. Ecco perché l'essere cristiano, ma con una doppia vita, dandole a Dio una parte e l'altra parte al mondo, non va. Non va. E la persona che vive di questa forma è una persona superficiale, che non cerca cambiare, che non cerca santificarsi. È un mediocre, che le piace la comodità. Ho fatto sempre così, nessuno mi deve dire niente, io sto bene così, sono amico del Papa, amico del Vescovo, del Prete, del Priore, amico delle autorità, punto. La vita è comoda. Questi poveracci non si possono salvare. Non si possono salvare. Perché nella comodità credono che già hanno pagato il biglietto per la vita eterna. E non è così. Tu e Dio siamo invitati a comportarci come il Cristo, che ha pagato per te e per me con il suo sangue. Tu vuoi salvare i tuoi figli? Tu vuoi salvare il tuo matrimonio? Tu vuoi salvare la tua famiglia? Di quelli che credono e quelli che non credono, li invito a versare il sangue, a lasciarti uccidere per gli altri, perché solo così potremo trasformare questa società corrotta, una società che non vuole la verità, non vuole. Basta andare in una pizzeria, basta andare in un ristorante,
e vediamo se quante di quelle che vanno a messa e si battono il petto credendosi dei cristiani fanno una bella preghiera in piedi, non perché lo vedano tutti, guardano e dicono bravo, che belli cristiani, se non perché sono graditi a Dio. Signore, grazie per questo che stiamo per mangiare, mi hai dato la forza, ci hai dato la forza perché si possa trasformare questa forza in lavoro per poter pagare questo pasto, e ti chiedo per quelli che non ce le hanno e mi mangio tutto, perché se no non mi piace questo, non mi piace quello, non mi piace quello, e dopo in chiesa ti prego Signore per la fame del mondo, frattempo che a casa si butta l'alimento. Sarà che Dio può ascoltare una preghiera di questo genere? Io credo no. Perciò la beatitudine o questo chiamato, perché questo è un inizio, fratelli, questo è un inizio di come il Signore chiama alla vita cristiana. E se tu sei qui e se tu ascolti questa parola, questo Vangelo, sentiti beato. E adesso mi invento un'altra beatitudine, questa ti piacerà. Sentiti beato oggi, perché il Signore ti sta parlando e ti sta invitando alla vera felicità. Sentiti beato, beata. E sai quanto ti costa questo? Niente, è gratuito, perché il Cristo ha pagato con il suo sangue. Ecco la bellezza del cristiano. Adesso possiamo capire perché Giovanni della Croce diceva muoio perché non muoio, cioè il mio cuore batte così forte perché vorrei essere in questo momento non solo con Dio, con tutti i miei cari, ma momentaneamente non ci sono. Che il Signore manda il suo Spirito perché possiamo trasformare, tu e Dio, questa società che è corrotta, ma è una società che ha perso l'orizzonte, che ha perso la bussola. Nel fondo non è cattiva, è la mancanza di Dio quello che la fa ricercare dove non c'è la felicità. Così sia.